the morning, getting how fool I am. Yeah, hey, I'm gonna get you up in the morning, getting how fool I am. Trio Catalitico è un progetto musicale che è in piedi già da già un bel po' di tempo. Partecipare a un festival di blues ti dà uno spunto diverso per presentare il repertorio, o il repertorio è lo stesso di quello che voi normalmente eseguite anche nei club? No, c'è qualcosa di diverso ovviamente, essendo poi un festival dedicato al blues, quindi diciamo lo spogliamo il repertorio di molte canzoni in italiano, di qualche cover che magari nei club vanno bene, insomma, mentre in questo contesto è un po' fuori luogo. Sei reduce anche dall'aver fatto un disco, insomma, da un po' di tempo, presentare anche qualche brano di questo disco in questo contesto? Sì, abbiamo scelto 3 brani, di cui 2 sono proprio dei blues e l'altro invece è una song tipicamente d'autore. Strumenti a corde, anche l'armonica, tu sei anche armonicista. Non esageriamo. Ma, insomma, ti accompagni con l'armonica, anche se sei modesto, secondo me dice, sei molto bravo. La scelta dei brani viene decisa anche rispetto a questo tipo di strumenti, cioè questo strumento a corda? Sì, ovviamente, l'arrangiamento è fatto appunto in acustico, anche perché c'è Massimo Moccia alla chitarra acustica, Lello Petrarca al basso acustico, quindi cerchiamo di dare un sound tipicamente da string. Dopo tanti anni di carriera, che bilancio puoi fare, insomma, della situazione blues che si vive oggi in Italia? È difficile perché, diciamo, dopo il boom degli anni 80, in cui anche tu partecipavi come bassista, insomma, c'è stato un calo esagerato, no? Avrai notato anche tu, insomma. È una ripresa difficile, credo, ma pian piano vedo che stanno sorgendo degli spazi nuovi negli ultimi anni, come anche questo Baia Festival Blues, insomma. Quindi ci sono buone speranze, speriamo che rinasca, risorga questa musica del diavolo. Hai fatto cenno alla Baia Domizia, che ha trovato anche quest'anno un modo, insomma, di presentarsi dal delta del Mississippi al delta del Garigliano, il sud. Che tema è questo del sud rispetto al blues? Beh, ci sono delle cose in comune, credo, insomma, al di là del fatto puramente musicale, quindi l'intreccio con quelle sonorità arabe di cui il sud Italia, insomma, è pieno, e anche il blues è quello poi americano del delta del Mississippi, e i disagi credo anche siano abbastanza simili, non dico identici ma simili, e forse questo da non so, non credo che forse sia forse no, da anche un animo, no, particolare a chi ti interpreta questa musica o chi la scrive, insomma, a prescindere se sia del delta del Mississippi o del Garigliano o del Catafave, da dove vengo, insomma. Stai preparando dei nuovi brani per il nuovo disco? Sì, il nuovo disco è praticamente completato, è finito. Ci sono musicisti come appunto Massimo Moccia, Lello Petrarca, Enrico Del Gaudio, diciamo, sono gli stessi con cui è uscito il primo disco, per appunto l'altro, il Delirio di Ulisse, giusto per ricordare. Il disco è terminato e manca, come ti dicevo prima in privato, ecco, un'etichetta che abbia la volontà e la voglia di produrre, di farlo uscire. Parlavamo di Delta, parlavamo di Baia Domizia, insomma, poter avere, dicevi, è un momento importante quello di un festival, quindi averlo anche vicino casa dà l'opportunità non solo a voi musicisti di potervi esibire in un contesto internazionale, ma anche quello di aprire il territorio a una realtà e una visibilità internazionale. Beh, sicuramente, qui in Campania penso sia il festival più importante, perché io, che io sappia. E quindi dà la possibilità sia a musicisti campani e napoletani soprattutto di poter partecipare al contesto, quindi avere anche contatti con musicisti a livello internazionale, di cui appunto il festival è in programma parecchi nomi.